veloci perché poi c'è il segretario nazionale e poi bisogna andare a casa perché domani è la vigilia di Natale. Innanzitutto grazie, ci tengo a fare a casa sua un ringraziamento particolare a Flavio Gastaldi perché siamo partiti un anno fa in Piemonte in cui esisteva soltanto il gruppo di Cuneo, il gruppo di Alessandria, poco Novara, poco Torino, qualcosa ad Asti, mentre invece adesso ci sono 150 ragazzi che si muovono a ogni manifestazione, a ogni iniziativa della Lega, e quindi merito e soprattutto Flavio Gastaldi che ci ha messo tanto cuore, tanto coraggio e soprattutto tanti soldi, perché girare volontariamente per tutto il Piemonte costa tanto, visto la benzina e l'autostrada, e lui l'ha fatto sempre con spirito di sacrificio, di dedizione e per il Movimento Giovani Padani. Quindi io sono orgoglioso di un ragazzo che comunque sta dando tutto, che è un amico, ma soprattutto è un ottimo militante. Detto questo, le nostre battaglie nelle scuole, io lo continuo a ripetere perché questo è un momento importante in cui noi dobbiamo risvegliare i cuori e le coscienze dei ragazzi, perché l'ultimo baluardo per evitare il processo di islamizzazione che c'è in corso sono i nostri coetanei, che o si mettono in campo e ci mettono la faccia per cercare di frenare tutto quello che sta succedendo, oppure le nostre radici, la nostra cultura, il nostro futuro è morto, è sostanzialmente finito e cancellato. Quindi all'interno delle scuole vi prego per combattere, di combattere affinché le nostre radici, le nostre tradizioni siano continuate a portare avanti. Allora il crocefisso, la festa del Natale, la festa della Pasqua deve essere festeggiata e rispettata. Se qualcuno che è arrivato l'altro ieri non è d'accordo con la nostra cultura, con le nostre tradizioni, se ne torna da dove è arrivato, perché a Cuneo, nelle scuole di Cuneo, non comandiamo noi, non comanda nessun altro. Su questa battaglia non facciamo nessun passo. Abbiamo chiesto che all'interno delle scuole siano letti e studiati i libri di Oriana Fallaci, perché Oriana Fallaci è la prima scrittrice libera che ha capito il problema che incombeva in Croce là fuori. Cioè ci sono delle persone che in nome di un Dio, di una religione, ci vogliono sgozzare, ci vogliono annientare. Oggi ne hanno ammazzato uno a Sesto San Giovanni, a 3 chilometri da casa mia, che con un treno è arrivato dalla Germania senza che ci fosse nessun controllo. E quindi quello che stanno cercando di fare è quello di venire sotto le nostre case, nelle nostre stazioni, nelle nostre strade, nei nostri palazzi, con il tentativo di distruggere la nostra società. Quindi il nemico che abbiamo di fronte, che dovremo combattere nel 2017, è un nemico forte ed organizzato, che vuole soprattutto toglierci 3 principi cardini che noi abbiamo sempre portato avanti e che dovremo portare avanti, che è il principio di comunità, il principio di identità e il principio di sovranità. Il principio di comunità è lo spirito della Lega e dei militanti, quello di stare tutti insieme e di ragionare come se la Lega e l'MCP fosse una grande famiglia, come se fossimo un grande gruppo, una grande comunità in cui remiamo tutti nella stessa direzione. Quindi le simpatie e le antipatie devono rimanere fuori dalla struttura. Quando si entra all'interno della Lega, quando si entra all'interno del Movimento Giovani Padani, si fa le battaglie tutti uniti, tutti compatti, perché il nemico non è il militante, il nemico si chiama Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, e a volte il nemico si chiama anche Forza Italia, visto che in Europa ha delle posizioni che non sono chiare, e quindi si chiede... Detto questo, il principio di identità è un principio che invece, e bisogna riconoscerlo, se abbiamo nel nostro cuore, se noi tutti ci sentiamo orgogliosi di essere cunesi, piemontesi e padani, lo dobbiamo a una grande persona che ha creato tutto questo, per cui dobbiamo ringraziare se siamo qui oggi, che è Umberto Bossi. Se noi abbiamo dentro di noi il principio di identità, la nostra storia, lo dobbiamo a Umberto Bossi che l'ha capito prima di tutto. Però adesso il segretario federale Matteo Salvini, e con Matteo Salvini cercheremo di vincere le elezioni politiche se ci saranno il prossimo anno, perché soltanto prendendo in mano questo Stato noi possiamo ribaltare la realtà e possiamo veramente ritornare a essere liberi padroni a casa nostra. Abbiamo tentato di farlo con i decreti, abbiamo tentato di farlo con la secessione, l'indipendenza, il federalismo fiscale, il federalismo demaniale, forse l'unica via
è quello di prendere in mano questo stato e cercare poi di accompagnare le spinte autonomiste e indipendentiste che ci sono sui vari territori. Perciò io quello che vi chiedo è quello di usare il cuore, di non smettere mai di sognare, perché se sogniamo in pochi tutto ciò rimarrà sempre un sogno, ma se ci mettiamo a sognare in tanti quel sogno diventerà realtà. Combattere affinché nel vostro territorio l'anno prossimo le amministrative vinciamo i comuni, soprattutto Cuneo e Mondovì, sono due partite importanti che dobbiamo cercare di portare a casa, e poi di usare la testa, perché le maratone, le partite, le battaglie si vincono sia con le gambe ma soprattutto col cervello, e se arriviamo ad essere lucidi fino alla fine, secondo me il futuro e la storia ci daranno ragione, ma dipende soprattutto da noi, dipende soprattutto da questo gruppo. Se ci crediamo, se le abbiamo tutte nella stessa direzione, se siamo comunità, se portiamo avanti orgogliosamente la nostra identità e difendiamo la nostra sovranità, la gente ci darà ragione, perché contro abbiamo tutti, poteri forti, i giornali, le televisioni, le multinazionali, le grandi banche, però quando c'è la forza di un popolo, quando c'è la forza di un gruppo, quando c'è la forza delle persone, siamo inarrestabili e siamo troppo forti per poterci fermare. Perciò procediamo, andiamo avanti così, continuiamo ad andare sul territorio, ad arruolare nuovi giovani. Il prossimo anno, secondo me, riusciremo a toglierci veramente, a dare soddisfazioni, per poi arrivare a riprenderci il Piemonte, che ci è stato ingiustamente tolto da una magistratura politicizzata, che quando sbaglia non paga mai, perché c'è una magistratura che in Italia ogni tanto decide di rovinare le vite di bravi politici, bravi amministratori, con delle indagini che poi si risolvono nel nulla, però il politico paga, il magistrato non paga mai, quindi è giusto che anche i magistrati quando sbagliano si permettono di rovinare la vita dei politici, ma magari dei cittadini cominciano a pagare, qualcuno dovrebbe cominciare ad andare in galera. Quindi tra nel 2019 poi ci riprenderemo anche il Piemonte. Viva la Lega Nord, viva la MGP e viva Cuneo, con il territorio di Natale.